Siamo con la professoressa Lina Scalisi, autrice del libro Potere e Sentimento, un libro che esplora la storia di donne protagoniste nel periodo rinascimentale e che parla anche alla nostra attualità. Sì, parla alla nostra attualità perché racconta storie di donne, racconta storie di potere, storie di sentimento, donne che soffrono, che combattono, che cercano di superare vicende personali estremamente complesse all'interno di un mondo, di un'Italia in guerra, un'Italia attraversata da un grande conflitto internazionale, ma nelle quali loro riescono a mantenere una fortissima presenza, presenza politica, presenza familiare, con una modernità che ci meraviglia, che ci stupisce, che vorremmo. Questo libro nasce con l'idea di trasmettere queste storie, questa narrazione del passato alle generazioni più giovani, a un pubblico che deve interessarsi alla storia, perché nella nostra storia, in questa nostra grande storia nazionale, in questo grande rinascimento, pieno di protagonisti, ma pieno anche di vicende internazionali estremamente presenti, molto vicine al nostro presente, in questo nostro rinascimento dobbiamo trovare le ragioni per comprendere la nostra identità, il nostro modo di essere diventati cittadini di questo nostro paese, ma anche, speriamo, cittadini di un'Europa migliore. Ed è importante averlo presentato qui a Palazzo Madama proprio per un dialogo tra ricerca e politica. Assolutamente sì, ringrazio la senatrice Malpezzi per una sensibilità importante, perché ragionare di donne, ragionare in questo Senato della Repubblica, che si chiama appunto, che sito a Palazzo Madama, quindi evocativo di una donna importante della storia, di quella storia che viene narrata nel libro, dimostra la necessità di aprire i luoghi della politica alla cultura, di farlo costantemente, di farlo anche con delle iniziative che siano rivolte alla formazione di un pubblico, di più pubblici, ma soprattutto di un pubblico giovane, colto, che deve appunto trovare fiducia e ricredere fiducia nella storia e ripensare il proprio presente alla luce della storia.